Subito il direttore del Foglio Claudio Ceraza. Eccoci qua. Ben trovato direttore, aspetti che faccio la penna, i giornali, le cose. Oggi è una giornata complicata, direttore. Come stai innanzitutto? Bene, bene. È un bene. Po' che non viene a trovarci, giustificazione? Giustificazione è molto lavoro. Molto lavoro, sì, si fa presto ogni giorno in questo paese, in questo mondo, succedono tante di quelle cose che non si riesce a stare appresso a tutto quanto. Oggi lei ha scritto: si può cancellare il 4 marzo. Ora mi dispiace darle questa notizia, ma non si può cancellare. Magari è un suo auspicio, non so. Ma allora, il senso di questo ragionamento è che da un po' di mesi a questa parte, ogni volta che si va a votare alle regionali, emerge con forza e con chiarezza una maggioranza alternativa di governo che non è quella che sta governando l'Italia. E quindi è successo in Molise, in Friuli Venezia Giulia, è successo in Abruzzo, è successo in Basilicata, è successo in Sardegna. Allora, c'è un centrodestra prenderne atto, dice che Ceraza. Cresce, e quindi i numeri suggerirebbero a Salvini che un'altra maggioranza è possibile. Il punto è: perché non si vuole cancellare il 4 marzo? Perché a Salvini sta benissimo così, perché la sua è una scelta dettata dalla volontà e non dalla necessità, quella di stare accanto al suo amato Luigi Di Maio. Luigi Di Maio, il quale lei ha scritto su Twitter: ora è tutto chiaro, per il Movimento 5 Stelle Diciotti non era solo una nave, era un obiettivo politico. Segue l'hashtag verso il 18%? Sì, adesso... Perché appunto Di Maio non è andata benissimo. Allora, dal punto di vista tecnico il 5 Stelle ha ragione a dire che primo è partito. Il primo partito della Basilicata, ed è anche vero che comunque sia il 20% per un partito che non sta governando l'Italia è un risultato veramente ancora impressionante. Però rispetto a un anno fa, quando alle politiche il 5 Stelle nelle regioni in cui si è votato in questi ultimi mesi aveva il 40%, il 44%, il 45%, oggi è intorno al 20%, sono 20 punti percentuali in meno, quindi al di là di quello che diciamo, si può pensare. Però sono unità non misurabili, certo, in maniera diretta, no? È un po' mele e pere. Chiaro, è un po' mele e pere, ma è anche una fotografia del modo in cui i 5 Stelle riescono ancora a coinvolgere elettori, in una fase in cui dovrebbero essere espansivi, visto che dal loro punto di vista stanno governando bene. Invece forse gli elettori si stanno accorgendo che i 5 Stelle non li sta rappresentando bene. Ed è anche interessante il fatto che sul reddito di cittadinanza, che è una misura che oggettivamente il 5 Stelle è riuscito a portare a termine, in realtà la risposta di è coloro... È diversa da quella che ci è si diversa, aspettava. Ed è molto inferiore rispetto alle attese. Sì. Si ricorda qualche anno fa, no? Ci fu un film di successo, il titolo era Ricorda dati di me, Gabriele Muccino, giusto? Gabriele Muccino. Benissimo, noi abbiamo rivisitato la locandina, i protagonisti sono i colonnelli del Movimento 5 Stelle. Chi lo dice Ricordati di me? Noi abbiamo immaginato che lo dica Paragone, il quale ha detto più o meno una cosa di questo tipo qualche giorno fa, e cioè riferendosi a Di Battista ha detto sostanzialmente: abbiamo bisogno di te. Hanno bisogno di Di Battista, hanno bisogno di recuperare quell'anima più barricadera rappresentata da Di Battista. Ricordo che con l'Abruzzo non ha funzionato. Sì, io direi che Ricordati di me è un qualcosa che dovrebbe dire Beppe Grillo, più che tutti coloro che sono raffigurati in questa bella immagine. Cioè, perché ci siamo scordati di Grillo. Perché Beppe Grillo è in realtà l'unico che, essendo fuori dal circuito di governo, fuori dal circuito della politica, e che in questo momento si ritrova anche in una posizione di difficoltà, perché si ritrova contro anche nei suoi spettacoli le persone che ha in qualche modo lui fomentato nel corso degli anni. Quindi se c'è qualcosa che può succedere nel 5 Stelle, può succedere da fronte di Beppe Grillo, cioè qualcuno che si riconosce più in Grillo, quindi nell'alternativa barricadera, che in quella di Di Maio. E però io vorrei dire anche una cosa: ma siamo proprio sicuri che esistano due Movimenti 5 Stelle? Perché in realtà noi vediamo che tutti coloro che anche in Parlamento hanno una posizione diversa rispetto a Di Maio lo fanno in maniera individuale. C'è chi è arrabbiato perché il 5 Stelle non fa le cose che aveva promesso, chi è arrabbiato perché il 5 Stelle non governa bene, ma non c'è un'opposizione in qualche modo granitica. Cioè, ci sono singoli dissidenti, singoli o comunque dissidenti, persone che manifestano un disagio, ma è sempre un disagio personale, è un privato, disagio personale, questo è il punto. Esattamente. E poi, come dire, se è vero, come è vero, che il vero uomo guida del 5 Stelle in qualche modo è Casaleggio, anche per ragioni contrattuali a un certo punto di vista, perché una persona come Casaleggio, che ogni mese riceve da ogni parlamentare 300 euro nell'associazione che guida in qualche modo il 5 Stelle, di cui Casaleggio è a capo, perché dovrebbe in qualche modo far cadere o comunque indebolire questa maggioranza di governo, pensando anche ad altro? Ci saranno tutti i tentativi,
per andare il più lungo possibile avanti con il governo, anche di fronte a una realtà che ogni giorno anche si mostra incompatibile. Anche perché in questo modo conservi i numeri in Parlamento che hai oggi e che difficilmente, sì, se i sondaggi sono veri, potresti, sì, riavere in una, certo, se i numeri saranno questi, occasione, all'europea, diciamo, se il 5 Stelle dovesse intorno al 20% o al 18%, sarà molto complicato per il 5 Stelle far finta di nulla e restare così com'è. Per quanto? Nel frattempo Di Maio è andato a New York, quindi al posto dei ravioli al vapore passiamo agli hamburger. Salvini invece è fedelissimo agli hamburger, al di là delle battute e anche delle frecciatine che l'un l'altro si mandano. Sulla questione Cina ne abbiamo sentito, sì, un po'. Questo memorandum mi dice in un titolo che cos'è per noi? In un titolo noi abbiamo scelto di confrontarci con un gigante, un elefante chiamato Cina, non da elefanti ma da topolini, perché abbiamo scelto di farlo da singolo paese, rinunciando a farlo all'interno di un contesto europeo. Siamo il primo paese del G7 ad aver firmato questo memorandum, che non è vincolante, ma è un impegno a collaborare su alcune questioni sulle quali c'è preoccupazione, come le telecomunicazioni. Mi aiuta a capire, nel frattempo la Francia, che pure aveva tanto storto il naso, appena è arrivato lì Xi Jinping, sì, se l'è abbracciato stretto stretto e ha accettato, insomma, una serie di commesse, gli hanno venduto un po' di cose. Ma non c'è nessuno, penso, al mondo, neanche il più anticinese del pianeta, che possa contestare il principio che un paese, una grande nazione, debba fare accordi con la Cina. Il punto è, essendo come si fanno. La Francia, un sacco di soldi, la Francia non l'ha fatto firmando il memorandum, non ha fatto dando la possibilità potenziale alla Cina di comprare delle telecomunicazioni, di investire nelle telecomunicazioni e quindi di appropriarsi in qualche modo anche dei dati sensibili di un paese. Questo la Francia non l'ha fatto e ha colto il presidente della Cina. Cioè il tema non è fare o non fare accordi con la Cina, il tema è quanto sei prudente, quanto capisci dove stai andando. E come si fanno? Macron l'ha colto, il presidente cinese, accanto a Merkel e accanto al presidente della Commissione europea, che simbolicamente, se mi permettete, è un qualcosa da di diverso. Elefanti, non da topolini. Prossima parola, questa l'abbiamo rubata a lei, ovviamente l'abbiamo fatta pop perché noi siamo la trasmissione più pop della televisione, come lei saprà, gliela abbiamo rubata. La parola è cialtro sovranismo. Sì. Ora però io la invito a ragionare con me su alcuni numeri. Ieri sono arrivati i dati della produttività del lavoro. Sì. Dal 2000 al 2016 è aumentata di niente, perché 0,4 significa niente, sì, no? È parente di zero, diciamo. E nel resto d'Europa addirittura in alcuni paesi è cresciuta a due cifre, credo la Germania 18%, sì, col più davanti. Allora la domanda è lì in quei 16 anni non c'erano né Salvini, certo, né Di Maio, cioè i cialtro sovranisti non c'erano. Quegli altri erano i sapientoni. È una domanda corretta. La questione è che l'Italia ha da tantissimi anni dei problemi di cui nessuno vuole mai parlare. Uno di questi è la produttività, cioè il modo in cui si lavora in Italia, il modo in cui si riesce anche a incentivare un lavoro fatto meglio all'interno delle aziende, all'interno delle imprese. Prima ci siamo occupati poco, ma si è cominciato a fare qualcosa, si è cercato di legare in qualche modo il salario alla produttività, adesso, e comunque con risultati non buoni. Adesso il tema della produttività è scomparso completamente. Perché nessuno ne parla mai? Perché noi abbiamo trasformato il luogo, l'epicentro dei nostri problemi in un qualcosa di distante, nell'Europa. Quando c'è un problema noi diciamo è colpa dell'Europa, è colpa dell'Europa, e questo ci porta costantemente a sottovalutare le ragioni invece interne al nostro paese che ci permettono di non crescere come dovremmo e come potremmo. E la produttività cosa è al centro. Quindi non riguarda soltanto questo governo, ma che evidentemente è vizio italico, essendo che per 16 anni è stata lo 0,4. Certo, è un vizio italico, ma è anche un problema legato anche al rapporto che esiste in questo paese tra sindacati, imprese e lavoratori. Il fatto che si sia cercato per tantissimi anni di preservare lo status quo nei rapporti industriali, nei rapporti anche con i sindacati, è un qualcosa che ha portato il paese ad avere la produttività di cui abbiamo parlato finora. E in questi giorni abbiamo parlato anche in questo studio di Rami, no? Poi io sto facendo una piccola battaglia personale dicendo attenzione, su quell'autobus c'erano quanti erano, Alessio? 51 in 51 totale. Bambini, ecco, c'erano 51 bambini, hanno fatto gioco di squadra. Se ci sono dei bambini figli di genitori immigrati, premiateli tutti, sì, se li dovete premiare, non fate le distinzioni tra bambini, che è inaccettabile. Sì. Detto questo,
Il dibattito si è spostato sullo Ius Soli, che già è costato caro una volta alla sinistra, in particolare al Partito Democratico. Battaglia giusta, battaglia già persa in partenza. Che battaglia è? Secondo me è una battaglia sbagliata, ma è più sbagliata ancora la battaglia che si fa sui bambini. Perché ci sono i politici di ogni tipo, quelli che vogliono dimostrare attraverso i bambini che Salvini sbaglia tutto, quelli che vogliono dimostrare attraverso i bambini che la vecchia sinistra faceva le cose male, quelli che vogliono dimostrare attraverso i bambini che bisogna fare la battaglia sugli ussoli, tutto sulla pelle dei bambini. Mentre poi questi bambini meravigliosi non gliene frega nulla queste battaglie, ma anche i genitori stessi intervistati hanno detto: ma no, ma per me non è un problema la cittadinanza, mi sento già italiano, sono disarmanti, così come disarmante il modo cialtronesco con cui tutta gran parte della politica cerca di proiettare le proprie intenzioni, le proprie volontà sulla vita dei bambini. È una cosa veramente sbagliata. Il PD, non l'abbiamo ancora parlato male, quindi la pregherei, è arrivato secondo, giusto? E qualcuno ha detto, beh, non facciamo come Cutugno, l'ha detto l'Ascani, ma le leggo anche Luciano Nobili: da quando Matteo Renzi si è dimesso abbiamo perso Friuli, Molise, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Trento e Bolzano. Ma il problema era il carattere di Renzi, ovvio, e finalmente oggi, senza di lui, tutti felici per il secondo posto in Basilicata. Felici e perdenti. Adesso la mia domanda è, al di là del merito del ragionamento, meno male che doveva essere una stagione nuova in cui dentro il PD si volevano bene, ma volersi bene, PD è un ossimoro. Diciamo che è un ossimoro, anche se in realtà i tweet di due deputati non segnano esattamente il però cambio. Un po' ti danno, certo, no, è vero, la ci sono misura, due diciamo, questioni. Del fatto che lì dentro c'è sempre stato un problema gli uni contro gli altri. E si la questione così. Politica è chiara qual è. È evidente che se il PD guidato da Nicola Zingaretti dovesse fare peggio di quello del PD targato Renzi, e quindi se ci dovesse aprire anche uno spazio per un nuovo progetto politico, è possibile che Renzi, di fronte a un PD in decomposizione, cosa che secondo me non ci sarà, non ci sarà un PD in decomposizione, possa dar vita a un qualcosa di nuovo. Questo è il tema politico. Però la questione legata alle regionali, in un secondo, è che esultare per un 30% in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata è sbagliato, non tanto perché si arriva e sono sempre arrivati ai secondi il centrosinistra, ma perché il modello dei regionali non esiste in Italia, perché il modello delle alleanze con le liste civiche non c'è. Oggi il PD nel migliore dei casi vale il 20%, il 21%, il 22%, ma con quella cifra e questo sistema elettorale nazionale non ci fa nulla. Quindi il grande tema è: quando nascerà un alleato con cui il PD potrà allearsi prima delle elezioni per essere competitivo? Per poter poi andare a dare le oggi, carte, perché altrimenti diciamo va a guardare. Anche il 30% non conta nulla. La notizia è arrivata ieri, Cesare Battisti, che si era sempre detto innocente, a distanza di 40 anni ha confessato le sue responsabilità. Che valore ha questa confessione? È una confessione, diciamo, non scontata, ma non cambia nulla rispetto a quello che è stato l'iter processuale. È stato condannato, è stato arrestato, e anche l'idea che ci sia, come cerca di dire anche Salvini e qualcun altro, una sinistra che ha difeso Cesare Battisti è falso. Ci sono delle persone che hanno individualmente dato un loro sostegno in un certo periodo della loro vita a un bandito che è stato per fortuna arrestato e che verrà e che è stato condannato e che porterà avanti la sua pena all'interno del carcere. Ma da qui a voler trovare sempre una ragione di polemica, anche no, è una storia che per fortuna è finita e Battisti sconterà quello che deve scontare. Parlavamo prima della Cina, mi interessa molto chiederle qualcosa a proposito di Giulia Pompili, no? La collega del Foglio, che durante la visita romana del presidente Xi Jinping le è stato detto, pare, però me lo confermi lei, dal portavoce dell'ambasciata cinese, le avrebbe detto... Le è stato detto: devi smetterla di parlare male della Cina, e quando lei si è presentata le hanno detto: noi ti conosciamo benissimo, io ti conosco benissimo. E la Farnesina, abbiamo scritto oggi sul Foglio, ieri ha convocato, quindi facendo anche un atto importante dal punto di vista formale, questa persona ha chiesto spiegazioni, questa persona ha offerto le spiegazioni giustificandosi con un tono che non è stato compreso fino in fondo, ma... cioè con un tono un po' aggressivo? Diceva: il mio tono è stato frainteso, ma c'è poco da fraintendere nel momento in cui il capo ufficio stampa di un'ambasciata chiede a un giornalista di non occuparsi, di non scrivere più mai di quel paese. Poi, detto dalla Cina, che sul dissenso ha, diciamo, un approccio non sempre simpatico, non è una cosa positiva. Però a oggi
coloro che hanno espresso solidarietà nei confronti di questa storia sono soltanto parlamentari di opposizione, Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d'Italia. In maniera molto sospetta, molto strana e, se mi consente, anche abbastanza triste, nessuno della maggioranza, nessuno e neanche nel governo ha scelto di prendere posizione su questa questione. Lo chiederò qua ai miei ospiti oggi, perché mi pare una cosa interessante perché da chiedere. Perché ci pone, diciamo, ci costringe a riflettere anche su qual è il nostro nuovo atteggiamento nei confronti dei amici nuovi cinesi. E se l'atteggiamento è di sottomissione, è un qualcosa sul quale bisogna riflettere. Grazie a Claudio Cerasa, grazie a voi. Per essere stato con noi. Grazie.